Buondì a tutti! In questo nuovo video tutorial mostrerò come realizzare questo caldo e morbidissimo maglioncino che ho deciso di chiamare maglioncino coccola. Per quanto riguarda il filato, io ho utilizzato due filati della Mistrico Filati, che sono l'ispanico e il velluto. Ogni gomitolo di entrambi i filati è da 100 grammi, solo che l'ispanico misura 100 metri, il velluto misura 70 metri. E io ho lavorato sia ai ferri che all'uncinetto, ferri del numero 8, uncinetto del numero 5. Per poter realizzare questa maglia, che è una taglia S, ho utilizzato 3 gomitoli dell'ispanico, 2 gomitoli del velluto. Del velluto non me ne è avanzato per niente, dell'ispanico me ne è avanzato un pochetto. Ops, scusate, è caduto. Per quanto riguarda questo filato, lo trovate sul sito di Uncinettando con i filati. E non solo, da quando uscirà il video, quindi 3 dicembre fino al 5 dicembre, entrambi i due filati saranno in offerta. E questa è una cosa che accadrà per tutto il mese di dicembre. Ogni volta che pubblicherò un video, a meno che non sia un video dove utilizzo un gomitolo solo, pubblicherò un video di una creazione importante, i filati utilizzati saranno messi con lo sconto per 2 giorni. Quindi mi raccomando, tenete aggiornata e non è necessario acquistare i filati per poter fare il mio lavoro, potete utilizzarlo per fare tanto altro, però sappiate che i filati che lavoro saranno in offerta ogni volta che pubblicherò il video per 2 giorni e questo accadrà per tutto il mese di dicembre. I colori che ho scelto io sono lo 06 del velluto e lo 09 dell'ispanico, che sono un rosa antico. La lavorazione è semplicissima sia se si lavora ai ferri che all'uncinetto. La lavorazione ai ferri si lavora la parte dietro e la parte avanti separatamente, che poi vanno cucite, ma come potete vedere la cucitura non si nota e io ho cucito con l'ispanico. Ho lavorato alternando due filati, ogni due ferri è maglia rasata, quindi c'è un ferro a diritto e un ferro a rovescio, e ogni due ferri sono andata a cambiare appunto il filato per creare queste strisce. Mentre per quanto riguarda le maniche, anche in questo caso sono 2 giri che vanno ripetuti, ma io ho lavorato tutta la manica con l'ispanico, a parte gli ultimi 2 motivi che l'ho lavorato invece con il velluto, sempre con l'uncinetto il numero 5. Come potete vedere, quindi la manica si va un po' ad allargare e questo ha un effetto un po' più elegante. Sotto ho rifinito la manica, se la maglia, scusatemi, facendo sempre lo stesso motivo delle maniche, però lavorando sempre con l'ispanico. Ho fatto solo un perché non volevo la maglia troppo lunga, è una maglia più corta rispetto a quelle che faccio solitamente, perché le voglio indossare sopra questa gonna che ha vita alta e sopra anche un altro pantalone che è sempre vita alta, quindi non mi avevo bisogno di una maglia lunga, ma avevo bisogno di una maglia corta un po' più larga del solito. Infatti vedete, mi va un po' più larga. Detto ciò, spero che anche questa creazione vi piaccia, che desiate realizzarla. Se è così, poi mi raccomando, mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncentando con Elsa o sul gruppo Facebook La libertà di uncinettare e sferruzzare. E se avete acquistato il filato presso la merceria Coletti o presso il sito Uncentando con i filati, potete taggarmi su Instagram, dove mi troverete sia come Uncentando con i filati sia come Elsa Faccio. E noi, come sempre, ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per realizzare la nostra maglia io lavorerò 2 filati, l'ispanico e il velluto, non insieme ma alternandoli. Iniziamo con lavorare la parte avanti e la parte dietro della maglia. Io lavorerò con i ferri del numero 8 e in questo momento vi farò vedere solo il campione, però è tanto semplicissimo perché faremo sempre 2 giri, quindi lavoreremo a maglia rasata, ma io vi dico già che nella maglia vera e propria andrò a montare 40 maglie in modo da avere circa 42 centimetri di larghezza. Sapete che io solitamente come larghezza sto tra gli 82 e gli 84 centimetri larghezza in tondo, quindi per andare a lavorare dietro e avanti dovrei fare tipo un 40 un 42 centimetri, e quindi io montando 40 maglie mi ritrovo appunto con 42 centimetri. Come vi dicevo, naturalmente voi dovete mettere tante maglie fino ad arrivare alla larghezza che vi serve a voi. Se avete le spalle più larghe dei fianchi, mettete per la parte dietro più maglie in modo tale da avere la larghezza delle vostre spalle, o se avete i fianchi più larghi, quella dei vostri fianchi. Avanti, stessa cosa. Andate a misurare la larghezza o dei fianchi o del seno, però, e in modo tale da capire quante maglie dover mettere sul davanti. Io non ho molto seno, quindi davanti secondo me monterò sempre 40 catenelle, perché comunque 42 più 42 centimetri sono 84. Io solitamente di circonferenza sono un 82 centimetri, quindi ho 2 centimetri in più, quindi vado a mettere sia 40 maglie avanti che 40 maglie dietro. E mi raccomando, non è importante se lavorate in numeri dispari o numeri pari.
pari, perché tanto non dobbiamo fare un motivo, andremo sempre a lavorare giro di andata e giro di maglia a diritto e giro di maglie a rovescio. Quindi primo ferro, andiamo a fare, come vi ho detto, tutte le maglie a diritto. Ripeto, io lavorerò con i ferri del numero 9 in questa maniera, quindi continuo a lavorare tutte le maglie a diritto. Una volta lavorato il primo ferro tutto a diritto, andremo a lavorare il secondo ferro tutto a rovescio. Scusate, mi sono tirata un po' di filo. Quindi andiamo a lavorare tutte le nostre maglie a rovescio in questa maniera e continueremo così. Quindi i giri da andare a ripetere sono 2. Terminato il secondo giro, quindi il giro, io andrò a lavorare con il velluto, quindi alternerò 2 giri di con l'ispanico, 2 giri con il velluto, quindi primo e secondo giro, quindi giro di andata e giro di ritorno, scusatemi, di ritorno, giro di maglia a diritto e giro di maglia a rovescio, li lavoro con un filato. Scusate, che ho il filo che mi si è, eccomi. E una volta terminati 2 ferri andrò a cambiare colore in modo tale, cioè scusatemi, filato, in modo tale da alternare, da avere le strisce fatte 2 a 2. Quindi ripeto, io adesso finirò il ferro a rovescio e inizierò a lavorare con il velluto e andrò a fare il ferro a diritto e il ferro a rovescio e poi di nuovo cambierò di nuovo filato e andrò a fare nuovamente i ferri a diritto e a rovescio con l'ispanico. Alternerò quindi questi 2 colori e facendo soltanto 2 giri non ci sarà bisogno di andare a spezzare o tagliare il filo, basterà tirarlo un po' quando ricominciamo a lavorare con un filo di lato e non è neanche, basta che non tirate troppo, e tanto poi questi fili andranno a questo filo tirato verrà nascosto quando andremo a fare le cuciture. Benissimo, io continuerò a lavorare, vi ricordo che monterò 40 maglie e vi dirò alla fine quanto comunque mi è venuto bello là. E io ho fatto un campione, quindi mi dovrei trovare con 42 centimetri e quanto mi è venuto lungo. Non lo farò lunghissimo perché sotto ho intenzione di fare un piccolo bordino con l'uncinetto, ma inoltre non voglio una maglia lunga, voglio una maglia che diciamo che arrivi poco sopra il pantalone, perché quindi un po' più corta di quelle che facciamo solitamente. Ho terminato il mio primo pezzo cambiando, come vi ho detto, vedete, questa è la lavorazione, ogni 2 ferri il filato, e mi è venuto largo 42 centimetri, lungo 47 centimetri. Non è molto lungo perché io sotto riprenderò poi la lavorazione con l'uncinetto per fare una sorta di bordino. Quindi io ho fatto quindi tutti i giri e adesso andrò a fare un altro rettangolo uguale e poi cucirò i 2 rettangoli e naturalmente vi farò sapere come. Allora, io ho cucito i 2 pezzi lateralmente per 35 centimetri, lasciando quindi lo scalfo per le maniche, e sulle spalle 10 centimetri. Ho fatto la stessa cosa anche da quest'altra parte, ho cucito per 35 centimetri di lato lasciando lo scalfo aperto e ho cucito sulla spalla 10 centimetri. Adesso posso andare a fare la parte di sotto della mia maglia. Come vi ho detto, adesso andiamo a creare un bordino sotto e lo facciamo con l'uncinetto. Io lavorerò con l'uncinetto del numero 5 e lavorerò solo con il filato ispanico, quindi non con il velluto ma solo con l'ispanico. Questa è la parte inferiore della mia maglia, vado dove ho fatto la cucitura, quindi qui, mi aggancio con il filo e vado a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, quindi 1, 2, 3, altre 3 catenelle, 1, 2, 3, qui equivale a un'altra prima maglia alta. Vado attorno alla maglia alta, alle 3 catenelle, e vado a fare altre 3 maglie alte, quindi 1, prendo il filo di nuovo, 2, prendo il filo, 3, prendo il filo, salto 2 maglie, quindi 1 e 2, entro nella terza e vado a fare di nuovo una maglia alta, 3 catenelle, 1 2 3, prendo il filo, vado intorno alla maglia alta e vado a fare 3 maglie alte, quindi 1 2 e 3.
e ricomincio da capo. Quindi prendo il filo, salto 2 maglie, entro nella terza e di nuovo fare maglia alta, 3 catenelle, 2, 3, vado intorno alla maglia alta e vado a fare 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Continuo così per tutto il giro. Alla fine non fa niente se qui salteremo meno catenelle o più maglie per chiudere la lavorazione. Per adesso procediamo in questa maniera, quindi salto 2 maglie e nella terza vado a fare la mia lavorazione. Sto per terminare il giro andando a fare una maglia bassissima all'interno della terza catenella che equivaleva alla mia prima maglia alta, quindi non qua sopra ma qui, e vado a fare una maglia bassissima. Con delle maglie bassissime invece mi porto dove ho la seconda, terza, se vogliamo così, catenella che equivaleva alla mia prima maglia alta. Mi alzo con una catenella, rientro dentro e vado a fare una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, vado nella terza catenella successiva, della maglia alta successiva, e vado a fare una maglia bassa. Di nuovo 3 catenelle, 1, 2, 3, vado nella terza catenella della maglia alta successiva e vado a fare una maglia bassa. Devo continuare così per tutto il secondo giro, quindi 3 catenelle, entro nella terza catenella che equivaleva alla maglia alta e vado a fare una maglia bassa. Quindi ripetiamo, continuo così per tutto il mio secondo giro. Questo è il primo, questo è il secondo. Ho terminato il secondo giro andando a fare sempre poi una maglia bassissima all'interno della maglia prima maglia bassa e mi fermo qui con la lavorazione, quindi vedete questo è il bordino che abbiamo fatto sotto la maglia e adesso andiamo a fare la manica dove useremo sempre l'ispanico e andiamo a fare lo stesso motivo solo che andremo a fare più giri. Qui ho fatto un giro solo, cioè andremo a fare più motivi. Qui ho fatto solo 2 giri, mentre per la manica, giustamente essendo voglio fare una manica lunga, quindi andrò a ripetere sempre i 2 giri del motivo. Per realizzare la manica utilizzerò sempre l'uncinetto numero 5 e inizio andando nella base dove ho fatto la cucitura sotto, quindi nella parte bassa della mia del mio scalfo e mi aggancio con l'uncinetto e vado a fare 3 catenelle che sono mia prima maglia alta, quindi 1, 2, 3, altre 3 catenelle che sono la maglia alta successiva, 1, 2, 3, prendo il filo, vado intorno alla maglia alta, alle 3 catenelle in realtà, e vado a fare altre 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Prendo il filo, salto, vado direttamente dove ho, vedete qui, la prima delle mie maglie fatte realizzate con l'ispanico, quindi una e due, quindi salto tutto il filo lavorato con il, salto tutto il rigo lavorato con il velluto e vado direttamente qui dove ho la maglia lavorata con l'ispanico e di nuovo vado a fare il mio motivo, quindi una maglia alta, 3 catenelle, 2, 3, vado intorno alla maglia alta e vado a realizzare 3 maglie alte, quindi 1, 2 e 3. E continuo così per tutto il giro, quindi salto le due righe di velluto, entro in quella della maglia, della riga lavorata con l'ispanico e vado a fare maglia alta, 3 catenelle, e 3 maglie alte intorno alla maglia alta e continuo così per tutto il giro. Io alla fine vi dirò quante mi sono venute le questi, chiamiamoli non so, questi quadratini, vi dirò quanti me ne sono venuti quando sono prima di finire il primo giro. Sto per terminare il giro e come potete vedere io ho fatto di questi quadrati, chiamiamolo così, ne ho fatti 11 e vado a terminare il giro entrando nella terza catenella che equivaleva alla mia prima maglia alta. Secondo giro con delle maglie bassissime raggiungo la terza maglia alta, la terza catenella che equivaleva alla mia maglia alta. Mi alzo con una catenella, rientro dentro e vado a fare una maglia bassa.
Questa volta invece che sotto che facevamo 3 catenelle ne facciamo solo 2, quindi 1 e 2. Vado direttamente nella terza catenella successiva, che era la prima maglia alta del gruppo di 4, e vado a fare una maglia bassa. E di nuovo 2 catenelle, entro nella terza catenella e vado a fare una maglia bassa. Devo continuare a fare questo per tutto il mio secondo giro. Sto per terminare anche il secondo giro, ho fatto le ultime 2 catenelle, entro nella maglia bassa e vado a fare una maglia bassissima. E adesso ricominciamo dal primo giro, quindi andiamo a fare 3 catenelle che sono maglia alta iniziale, altre 3 catenelle che sono maglia alta del gruppo di 4, prendo il filo, vado intorno alle catenelle e vado a fare 3 maglie alte, quindi una, due, scusatemi, e 3. Prendo il filo, vado una maglia bassa successiva e di nuovo vado a fare maglia alta, 3 catenelle e di nuovo 3 maglie alte intorno alla maglia alta. E devo continuare a fare quindi questo per tutto il giro, quindi i giri da ripetere sono 2. Io vi dirò quanti giri farò, lavorerò sempre con l'ispanico e forse farò solo gli ultimi 2 motivi con il velluto, o altrimenti farò tutto con l'ispanico. Devo ancora un po' decidere, per adesso comunque questi sono i 2 giri che dobbiamo andare a fare per tutto il nostro per tutta la nostra manica. Ho terminato la manica, ho ripetuto il motivo con l'ispanico per 10 volte, quindi 2 giri per 10 volte, e gli ultimi 2 giri l'ho fatto per il velluto, con il velluto, per avere la manica ancora più larga. Adesso non si vede, ma addosso ha un bellissimo effetto. Nell'ultimo motivo però non ho ripetuto l'ultimo giro, lasciando così i nostri quadratini liberi, che si fa questo effetto onda. Adesso farò la seconda manica e poi la mia maglia sarà terminata, perché non farò un bordino anche allo scollo, ma lo scollo lo lascio così com'è.